Perché mi chiami sempre figliolo? Sono forse un bambino? Buonasera, ciao, ti do da mangiare. E buonasera, non mangio, lasciami in pace, ok? Ok, hai capito, ciao. Ah, questi adolescenti sono orribili. Figliolo, figliolo, sono stufo, è impossibile. Mi siedo e mi riposo, sono stanco di questa scuola. Ogni giorno scuola, scuola. Chi ha inventato che è necessario passare così tante ore a scuola, ragazzi? Voglio giocare, sono un adolescente, voglio giocare, basta. Quale scuola quando c'è Minecraft? Oh, figliolo, cos'è questo disordine nella tua stanza? Ti ho detto di pulire prima la tua stanza e poi di giocare. Mamma, quante volte ti ho detto che quando vuoi entrare in camera mia devi prima bussare alla porta? Sono la tua mamma, figlio mio, ti auguro solo il bene. Faccio di tutto affinché tu sia una brava persona. Ehi, mamma, mi stai già annoiando, esci dalla mia stanza, voglio giocare in pace. Va bene. Amici, finalmente posso giocare. Ciao figlio mio! Ciao mamma! Com'è andata la giornata a scuola? Benissimo! Sono così felice per te! E abbiamo anche molti compiti da fare! Ma ce la farai, se lo sono, sì, il migliore! Sono il più intelligente io! Bravo figliolo! E ora vado in camera mia a studiare! Ok, ok, vai! Che bravo figlio che ho! Ah, che bella giornata! E com'è pulita la mia stanza! Rimetto a posto lo zaino e mi sdraio un po'. Oh, grazie mamma. Figliolo, ti ho scaldato un po' di cibo. Oh, com'è pulita la tua stanza. Bravo, figlio mio. Oh, grazie mamma, ho tanta fame. Ora vengo a mangiare. Mamma, io vado, ciao. Dove vai la sera? Ma vedi, vado a farmi un giro, no? Esce alle 9 di sera, è molto tardi, vai subito in camera tua. Mamma, sono già in ritardo. Sei in ritardo, e con chi esce, non ho capito? Con i bro, con i soci. Non ti avevo detto di non essere loro amico, sono una cattiva compagnia, molto cattiva. Ma te l'ho detto che sono la mia famiglia, sono i miei bro, brother, gli voglio bene. Se esce dalla porta adesso, non tornare più a casa, hai capito? Mamma, mi dispiace, mamma. Dai, ciao, non ti ascolterò. Vado a fare una passeggiata e ci vediamo alle 3 o alle 4 del mattino, se sarà ancora sveglia. Non voglio, ciao, vedersi mai più. Ragazzi, spero che stiate ascoltando vostra madre. Scrivetelo nei commenti qui sotto. Mamma, vado a fare una passeggiata. Una passeggiata, eh? Come sto, mamma? Sei bellissimo, ragazzo mio. Con chi esci? Esco con Nikita e con Dimitri. Bravo, ragazzo mio. Sono dei bravi ragazzi. Hai dei soldi o li vuoi? Se puoi, dammi 10 euro, per piacere. Certo, figliolo, certo che sì. Te li porto subito. Grazie, grazie. Ecco a te, figliolo. Ma c'è una cosa che voglio chiederti. Sì, vai pure. Voglio che tu sia a casa per le 9. Sarò a casa per le 8, non preoccuparti. Bravo ragazzo mio, divertici. Che bravo bambino, che bravo bambino. Ciao mammina. Sì figlio mio, ciao. Ho sentito che oggi hai preso i voti. Mammina, posso solo dirti che i voti di quest'anno sono meglio dell'anno scorso. Fammi vedere, dammi. Non sto mentendo. Ma stai scherzando, sei indietro in 3 materie. Beh mamma, non è un problema, non importa, mi bocceranno e come basta. Cosa vuol dire che ho niente, figliolo? Cosa vuol dire che ho niente? Sei stato bocciato, dai. Pensa in modo ottimistico, ogni volta che ripeto un anno divento sempre più intelligente. Sono più vecchio di tutti i miei compagni di classe, sono stra intelligente. Anche se sarai bocciato per 20 volte, sarai sempre più stupido della classe, esci di qui. Ma dici sempre così mamma, non mi aiuti mai, non mi dici mai che sono un bravo ragazzo. Ed è per questo che studio così male, e poi vai. Basta, lasciami in pace e dammi la mia pagella. Mamma, ho portato la pagella, guarda. Beh, fammi vedere cosa hai lì. Tutto bene, ho quasi tutte e una B però, una B. Va bene, figliolo, sei sempre il migliore. Scegli dove andare e ti comprerò tutto quello che mi chiedi. Ben fatto, complimenti. No, non voglio niente, voglio solo studiare bene e diventare uno scienziato in futuro. Bravo, figlio mio. Sono orgoglioso di te. Ragazzi, ho una sfida pazzesca per voi. Il più figo di voi si iscriverà entro 5 secondi. E se non lo fa è solo un loser. Quindi avete 5 secondi. 1, 2, iscrivetevi. 3, 4, 5. E se ti sei iscritto sei un bullo. Non c'è problema, iscrivetevi ora. Forza, dai, forza, ragazzi. Figlio, non vedi che non ce la faccio? Vieni ad aiutarmi.
mamma, non vedi che sto guardando GL Show? Come posso aiutarti ora? Non mi interessa che tu sia con la GL Show. Dai, su, aiutami. Mamma, quando il video sarà finito ti aiuterò. E il video finirà tra 20 minuti, ok? Aspetta, non è un problema, dai. Se ho detto di venire qui! Dai, perché urli così, mamma? Va bene, adesso vengo. Non mi lasci nemmeno guardare il video in pace. Odessa, vieni qui per favore, ho bisogno dell'aiuto. Sì, mamma, dimmi cosa vuoi. Voglio che tu sistemi cucina in modo ordinato sul divano, perché ho tante altre cose da fare, va bene? Certo, mamma. Grazie, figliolo, grazie. Perfetto. Finalmente mi sono svegliato. Come sempre devo mettermi il cappello. Vado a lavarmi la faccia. Oh, mi lavo i denti, ma va bene così. Perfetto, ragazzi, niente denti, andiamo. Buongiorno, mamma. Sei pronto per la scuola? No, mamma, non sono affatto pronto per la scuola. Non mi piace andarci lì, lo sai benissimo. Va bene, come sempre, prendi un paio di mele e vai a scuola. E cosa me ne faccio delle mele? Io non mangio le mele. Dammi dei soldi da portare. Ok, quanto ti serve? 20 euro, offrirò tutto ai miei bro e anche alle mie amichette. Come vuoi tu, prendi 10 euro e son danze anche per ma te. Ma cavolo, questa volta non potrò offrire nulla a nessuno. Comunque, mamma, ciao. Dai, vai. Sono sveglio. Dove sono i miei occhiali? Non riesco a vedere nulla. Oh, credo che si siano rotti. Oh, bene, ecco. Mettiamo a posto. Benissimo. Ora andiamo in bagno, laviamoci la faccia e laviamoci i denti subito. Dunque, bene, laviamoci i denti. Oh, bene. Così i denti sono bianchi. È ora di andare a scuola, buongiorno mamma. Buongiorno figlio, come hai dormito? Ho dormito benissimo. Bene, allora buona giornata a scuola. Ecco, prendi i soldi per comprarti qualcosa. Oh, bene, grazie mille. Dai, buona giornata. Sì, vado a prendere lo zaino. Ciao figliolo. Bene, vai, dai. Cavolo. Che ci fai qui figliolo a quest'ora? Sei ancora in piedi, sono le 12, domani c'è scuola. Vabbè mamma, manca solo un livello, dai, ancora 5 minuti. Ti ho detto di andare a letto adesso. Beh mamma, mi dai fastidio sempre, mi rimproveri sempre, non mi lasci mai finire i miei livelli. Che cos'è questo? Dai, non va bene. Wow, che bel video. Oh, sono le 9, ma come ho fatto a non accorgermi? Ne vado a letto subito. Va bene figliolo, puoi restare sveglio ancora un po'. No, devo andare a letto perché sono abituato ad andare a letto presto. Certo figliolo, come vuoi tu, vai. Buonanotte. Sì, ascolta bambino, forse è ora di iniziare a fare i compiti. Prima di tutto, non sono un bambino. E non vedi poi che sto giocando il gioco di GL Show? Non mi interessa cosa stai facendo lì, privo di tutte le lezioni. Senti, è il gioco più bello del mondo, GL Show Jet Adventure. Non mi interessa e non ci è stato dato niente. Non può essere che non ti sia stato segnato nulla. Non ci creda, portami lo zaino. Va bene, ora te lo porto. Amici, il gioco più bello del mondo è GL Show Jet Adventure. Scaricatelo. Ecco mamma. Dai, fammi vedere. Ok, non è questo. Ma non è nemmeno questo. Aspetta, lo cerco e lo trovo. No, non è questo. Cos'è tutto questo? Ah, ecco, dove sono i compiti? Aspetta un attimo, eccoli, guarda bene. Sì, inglese, vedo. Ho fatto tutto. Tutte le pagine sono bianche e il libro è come nuovo. E come hai fatto a fare i compiti? Allora, ascoltami, sarai tutto il giorno nella tua stanza, senza computer, senza telefono e senza altra gente. E se non farai tutti i compiti che devi fare, non riavrai mai i tuoi gadget. Mamma, sei impazzita! Sì, prendi tutto e vai velocemente in camera sua! Dai, vai a fare i compiti! Vai! Lamenterò di te, sappilo! Vai! Mamma, una domanda! Ho un problema e non so come risolverlo proprio! Certo, figliolo, lascia che ti aiuti e fammi vedere! Vedi, non ci riesco qui. Ok, bene, diamo un'occhiata. Later. Ecco, abbiamo finito tutto. Hai bisogno del mio aiuto? Sì, è così, hai risolto tutto. Sì, mamma, grazie mille, non mamma. Non c'è di che, figliolo, non c'è di che. Questo era il nostro video, amici. Dovete essere dei bambini molto educati e bravi. E obbedite ai vostri genitori. Obbedite sempre e non fate come me in questo video, ok? Sì, e se vi piace questo video mettete mi piace. Iscrivetevi. Premete la campanella per non perdere nessun video. E ci vediamo.